Vedo che non puoi continuare. Il silenzio delle stelle attraverso Claudette, entità Marisa. Ciao. Domanda: come stai? Marisa: molto bene io. Ho fatto un percorso lungo, ma non ho mai sofferto la solitudine. Sono sempre stata accompagnata da qualcuno. Ho sempre avuto fede, grazie a ciò di cui mi ero interessata prima, nella vita materiale. Ho sondato il passaggio e mi ha colpito molto la facilità con cui ho lasciato il corpo, anche se poi ho avuto qualche difficoltà nella prima fase, quando ero ancora più vicina a voi, ma poi qualcosa mi ha risucchiato e ho trovato molti altri amici che mi hanno accolta e indirizzata. Le anime che vivono da questa parte sono innumerevoli e hanno molte personalità diverse, per ogni livello di coscienza. Ma non ci troviamo tutti assieme. Un livello vibrazionale ci distingue e in un certo modo ci separa gli uni dagli altri, allo stesso modo di come siamo separati da voi. Eppure tutto è unico, è uno anche se non lo vediamo e non lo sentiamo. Molti di noi sono sofferenti perché amano la vita terrena e non possono vedere altro che il loro dolore. Ma altri di noi sono felici e radiosi e cercano di aiutare chi è meno fortunato. Così dovreste fare anche voi con i vostri fratelli, che non capiscono e non conoscono. Ho imparato molte cose qui. Mi sono tornati ricordi e visioni di altre vite e di altre esperienze vissute, ed è come se tutto fosse già in me. Oggi sono Marisa, ma sento di essere tanto altro. Vorrei potervi spiegare meglio quello che si vede da questa parte. Quello che non si perde è l'amore. Quello per cui si soffre è l'odio provato e la cattiveria usata. Quella cui si brama è la redenzione. Perciò noi cerchiamo di infondervi coraggio affinché non facciate passi falsi. Vedo che non puoi continuare. Vado via.